Uno, due. Questo gruppo che sta precedendo la processione è composto dagli imbuttatori. Chi sono questi imbuttatori? Siamo un gruppo organizzato che andiamo in tutte le processioni. Facciamo parte della città di Milazzo e quindi proseguiamo sempre a queste manifestazioni religiose. All'incirca quanti sono quei ragazzi che si alterneranno nel corso della processione? Che... Saranno più di 100 persone. 100 persone, però devo dire che rispetto a voi, insomma, anziani tra virgolette, che avete un po' inaugurato questa tradizione, ci sono molti ragazzi che, diciamo, non è una cosa molto semplice di questi tempi avvicinarli anche al mondo religioso. Sì. Si tratta per lo più però forse di nipoti, figli. Si tramanda sempre di generazione in generazione per non fare perdere le tradizioni. La musichetta caratteristica della processione di San Francesco, abbiamo appena finito di ascoltare, si chiama Scherzosa. Di che cosa si tratta? Insomma, è una canzone caratteristica di tutte le processioni o solo di quella di San Francesco? No, è caratteristica un po' di tutte le processioni, però specialmente San Francesco e Santo Stefano viene particolarmente sentita dagli imbuttatori e quindi per questo è il motivo per cui la sentite suonare molto spesso. Da quanti elementi è composta la vostra banda? Città di Milazzo si chiama, no? Circa una cinquantina, poi si arriva da 40 a 60, dipende appunto dalla processione. Maestro Maio, senta, ma che tipo di preparazione ci vuole per una processione come quella di San Francesco, che dura 7-8 ore? Una preparazione fisica. Ecco, ci vuole, ma io a questo fisica. Mi riferivo. Facciamo anche allenamento noi. Quanti avete contato i chilometri? Facciamo corsa. Okay, ma avete contato i chilometri della processione di San Francesco? No, io non ne sono. Ma però si tratta di una decina, insomma, forse penso anche più, decine, anche più. Noi siamo qui a suonare per te, amici veri, su cantate tutti insieme a noi. Allora, la processione di San Francesco è anche gli uomini della Croce Rossa. Allora, qual è il vostro ruolo in questo contesto? Si tratta di un'assistenza alla popolazione, un servizio che la Croce Rossa di Milazzo fornisce ormai da anni in questa straordinaria manifestazione della processione di San Francesco. E siamo qui appunto di supporto e di assistenza alla popolazione. Dal punto di vista organizzativo come funziona? Quanti uomini siete e che tipo di attrezzatura avete? Allora, il servizio di oggi siamo tre squadre appiedate, tre squadre composte da quattro elementi più l'ambulanza al termine del corteo. E ciascuna squadra è dotata di zainetti di primo soccorso e l'ambulanza per il soccorso avanzato. Ho capito, va bene, allora buon lavoro. Grazie. Una curiosità: se qualcuno volesse donare i fiori per la vara, quanto deve aspettare? Che prenotazioni avete? Allora, fino al 2007 incluso. 2027 incluso. 2027, cioè siamo nel 2014. Perciò chi volesse donare l'addobbo floreale per la processione, dal 2028 c'è tempo.